Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di una retrospettiva tecnologica sull'inaffidabile e poco noto sistema di archiviazione Sinclair ZX Microdrive, una unità di memorizzazione degli archivi a nastro magnetico proposto dal luglio del 1983 per lo Spectrum ZX. Poi questo hardware fu installato di serie sui computer Sinclair QL. Come tutti i prodotti Sinclair, il Microdrive era assai economico per l'epoca, circa 49,95 sterline, la piccola periferica, si agganciava all'interfaccia 1 dello ZX Spectrum. Però ecco, questa interfaccia era venduta separatamente a 49,95 sterline. Oppure si poteva comprare la interfaccia 1 assieme al Microdrive per 79,95 sterline. Sfortunatamente il sistema del Microdrive divenne infaustamente famoso in tutto il mondo per la sua plateale inaffidabilità, oltre che per la sua non economicità, dato che le cartucce costavano infatti 4,95 sterline, non poco rispetto a quanto invece costavano le normali cartucce per mangianastri, quelle inventate dalla Philips per intendersi, per chi se lo ricorda, eh? La cartuccia conteneva, la cartuccia del Microdrive, conteneva uno spazio di archiviazione di 85 KB, il transfer rate era di circa 15 KB al secondo. Era possibile espandere la capacità di una cartuccia nuova formattandola più volte per stirare leggermente il nastro, allungandola e permettendo la scrittura di più settori. Questa procedura, da smanettoni e da nerd, era ampiamente documentata sulle riviste di settore della comunità Sinclair nei primi anni 80. Ora però le testine del Microdrive erano le normali testine stereo usate quelli dagli Walkman dell'epoca. Il Microdrive fu introdotto nel 1983 e poi fu ritirato nel 1993. C'è da chiedersi come mai la Sinclair nel 1983 decise di puntare su una tecnologia inaffidabile e proprietaria, quando invece avrebbe potuto seguire le facili orme della Commodore, la quale per il Commodore VIC-20 e per il Commodore 64 la Commodore vendeva un normalissimo registratore a cassetta, meccanicamente molto affidabile, a cui era stato semplicemente aggiunto un utilissimo contatore per trovare i punti di inizio dei programmi della registrazione. Quindi al registratore Commodore mancava praticamente la cassina di uscita del sonoro e per il resto era un normalissimo, praticamente qua direi quasi Walkman. Il Microdrive invece era poco affidabile e non trovò il gradimento del pubblico. Ovviamente il Microdrive della Sinclair non divenne mai uno standard nel mondo dell'informatica. Tantomeno, nemmeno mai, la Sinclair decise di seguire i passi della Apple puntando sui dischi da 5 1/4, e nemmeno la Sinclair provò a chiedere licenze d'uso del disk 2 di Apple, il quale, è bene ricordarlo, era prodotto assieme agli Apple 2 per l'Europa, venduti in Europa, nella vicinissima Irlanda, dato che la Sinclair invece era un'azienda britannica. Il Sinclair Microdrive ormai è una periferica dimenticata. Io vi consiglio di non prenderla mai come riferimento per un'eventuale collezione di retrocomputing, in quanto era hardware già scarsamente affidabile quando era nuovo. Figuriamoci oggi, se ne trovaste saranno sicuramente periferiche rotte, impossibili da sostituire o comunque difficilissime da riparare. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.